5, 4, 3, 2, 1, 0. Adesso intanto per venire ad essere ancora prima, siamo ovviamente quasi al fine, siamo in collegamento con un italiano che è andato in Giappone da diversi anni per fondare un'azienda che sono con i robotica ad altissimo livello. Non so se ce l'abbiamo in collegamento. Non ce l'abbiamo. Devo aspettare, fanno gesti contraddittori. Vedremo dal Giappone dove sono dei troppo di notte alcuni esempi di robotica ad alto livello. Michele Barnieri. Sì, ciao Alessandro. Ciao Michele. Allora, buonasera, benvenuti in sala. Vai, ti do la parola. Allora, con degli esempi che hai preparato. Sì, allora, possiamo partire magari con l'immagine della prossima slide, mentre vi dico brevemente come sono arrivato in Giappone, dopo gli studi alla Fuso Università di Verona, con il professor Fiorini sono arrivato al Tokyo Institute of Technology, a bordo del professor Irose, che ha generato il primo snake robot al mondo nel 1972, e nel 2004 ho fatto partire una società, iBot, che si occupa appunto di portare questa tecnologia, questa robotica, al servizio del mondo. In particolare quello che facciamo è aiutare le persone che sono ogni giorno vengono a rischio della vita per mettere in sicurezza le nostre infrastrutture. Diamo sempre per scontato che quando si prende il interruttore si arriva la luce elettrica o quando abbiamo l'acqua, però c'è tutta un'infrastruttura di distribuzione che deve essere mantenuta e ispezionata regolarmente per poter avere questo tipo di servizi. Ecco, noi portiamo la robotica a queste persone che si infilano in posti dove non dovrebbero andare, operazioni pericolose, e cerchiamo di aumentare la possibilità, diciamo, delle ispezioni che portano avanti grazie alla raccolta di dati. La raccolta di dati che poi mettiamo all'interno del database, usiamo questi dati per fare anche un field prediction, quindi capire dove ci possono essere problemi in futuro all'interno di queste infrastrutture. Magari possiamo andare con la prossima slide. Eccoci qua, questo è il nuovo messo insieme a questa applicazione. Lo successo è un fatto in particolare dell'industria energetica, oil and gas e anche aerospace. Questo è però un caso molto particolare, quello di Fukushima, dove abbiamo utilizzato uno dei nostri robot, due anzi, vedete un passo a destra, che è uno snake robot, un servente fuori, che è entrato appunto nel reattore numero 1. Poi un altro robot un po' più grande, che sembra piccolo, poi in alto a sinistra, circa 230 kg, 5 metri di lunghezza, anche lui un robot serpente che è stato utilizzato per ispezionare l'impianto notturno. Magari possiamo passare alla seconda immagine che ci permette di dare anche un'idea di come il sistema funziona. Praticamente sapete il fondo, diciamo, che è stato utilizzato tra il quarto e il quinto piano della centrale elettrica per poter capire qual era lo stato delle macerie che sono ancora presenti e quindi poter fare una raccolta dati che permettesse di fare una pianificazione di tutte le operazioni di pulizia che sono necessarie. Oggi vorrei farvi vedere anche le immagini che sono niente, le prime volte che possiamo vedere nella prossima slide. All'interno del torno numero 1, questa appunto è la zona vicina alle piscine di stoccaggio, diciamo, che ci sono all'interno di Fuel Rods, questo è infatti delle crane e leggermente l'acqua che si vede della piscina di stoccaggio. Qui è stato utilizzato per circa 5 giorni, è stato anche un po' uno sprovato per me dal punto di vista anche della mia carriera scientifica, perché appunto sentire dal punto di vista della centrale nucleare, sentire operatori soddisfatti per poter di aver trovato dati che gli hanno permesso di capire come togliere ogni singolo pezzo di queste macerie. Questo è stato utilizzato nel 2016, dopo appunto circa un anno di preparativi per poterlo portare all'interno della centrale e naturalmente è possibile per le persone poter entrare in questo ambiente. Questo braccio si è utilizzato in diversi punti della centrale e tutti i dati che sono stati raccolti hanno generato una mappa 3D che poi ha permesso di fare tutte le operazioni di pulizia
che sono ancora in corso dell'impianto. Vuoi far vedere anche un'altra immagine dell'altro robot che è stato portato, anch'esso sette con Iron? Noi naturalmente perché abbiamo questa storia del Snake Robot, possiamo realizzare questo tipo di sistemi, però non è che siamo poi così comuni. Questi sono stati appunto progetti molto particolari per poter aiutare la situazione a Fukushima. Questo serpente è stato anche portato appunto nella centrale, e come poter superare una zona piena di macerie, entrare da una piccola apertura, muoversi sopra all'interno di macerie con delle scale e poi entrare nella zona che era completamente coperta dall'acqua radioattiva. Questo appunto è l'ultimo che è stato portato all'interno della centrale. Sono ancora all'interno centrale, uno è morto così come era, e gli altri invece sono stati estratti, comunque sono sempre a disposizione, ma attualmente non si spera che debbano essere utilizzati ancora. Grazie Michele per questi esempi che a vostre piattaforme probabilmente non li conosceva nessuno di noi, almeno non so la forma tipica che sia di un robot. Io ti ringrazio per questa testimonianza e per questo racconto, erano immagini inedite dell'interno del territorio di Fukushima. Grazie da Giappone e torno anche.